Manutenzione straordinaria dell'Arno da Monte a Valle, dal Casentino alla Val d'Arno, da Poppi a San Giovanni. Questa mattina, pochi giorni dall'anniversario dell'alluvione, la consegna simbolica da parte del Consorzio di Bonifica 2 Alto Val d'Arno nelle mani dell'assessore regionale all'ambiente. È un atto simbolico per mettere in evidenza il grande impegno che tutti gli enti ai vari livelli fanno per la tenuta del territorio e per renderlo più resiliente ai cambiamenti climatici. Cominciando dall'alto, il primo intervento ha interessato il comune di Poppi, in località Ponte a Poppi. Scendendo poi a valle, in Val d'Arno, un altro significativo intervento è stato completato a San Giovanni, sul tratto di fiume adiacente al parco comunale e alla pista ciclabile. Si tratta di due interventi strutturali di consolidamento delle sponde con massi ciclopici posti in modo lineare per impedire le erosioni della sponda da parte del fiume, che nel suo decorso naturale altrimenti eroderebbe in questo caso un parco pubblico e nell'altro caso a Poppi darebbe luogo a dei problemi perché siamo a ridosso del centro abitato. Gli interventi sono stati realizzati grazie a finanziamenti regionali. Ovviamente il nostro impegno si sta rafforzando in questi due anni rispetto alla difesa del suolo, perché accanto alla strategia di riduzione della CO2 fondamentale per contrastare i cambiamenti climatici, è sempre più importante ed urgente lavorare agli adattamenti del territorio per farli diventare più resilienti, più capaci di resistere a un cambiamento climatico che negli ultimi 3 mesi ci ha costretto ad affrontare la siccità più importante degli ultimi 70 anni, insieme a bombe d'acqua che hanno causato, ahimè, non solo danni ma anche vittime, e continuiamo comunque ad essere in emergenza idrica. Quindi una situazione già oggi estremamente allarmante che purtroppo è destinata a peggiorare nei prossimi anni, e quindi le opere di difesa diventano davvero strategiche.